Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Hogwarts Legacy e in questo video ci andiamo a fare un'altra secondaria. Siamo esattamente in questo punto qui, la zona di Hogwarts è l'ala della torre campanaria. Da qui basterà fermarsi al prato delle lezioni di volo e qui ci sarà la secondaria campo dell'evocatore partita 1. Quindi, andiamo qui e sfidiamo il tizio. Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore. Dai, sono 6 mesi che sei aspettativo. Non come alle lezioncine di incantesimi di Ronan. Campo dell'evocatore non è solo un gioco. È una sfida di abilità che misura la nostra tempra. Che ne dici? Sì, ci sto. D'accordo, giochiamo. Fantastico! Campo dell'evocatore. Perderemo rovinosamente, però va bene lo stesso. Accio. Sarà una tragedia. Mi è scivolata la bacchetta. Mi è scivolata la bacchetta. Ti capisco, Ciccio. No, l'ho lasciata troppo presto. Vabbè, va bene lo stesso. Tutta fortuna. Lo so. Che devi fare? Magari sbatti sul coso e te vola la palla di fuori. Niente. Prova a battere quello. Mo ci provo. Ci proviamo. Mettiamoci in posizione strategica. Oh, troppo. Una giocata memorabile. Mamma che culo! Questo è proprio il caso di dirlo. Cioè, è proprio in bilico, Frixi. Guardala. Mamma mia. 90, quindi ci bastano pochi punti in realtà. Non è che dobbiamo strafare. Oh! Chi è, Gicco? Ciaone. Oh. Non male. Ben certo fatto. Che non è male. Mi hai battuto? Certo che ti ho battuto, avevi dei dubbi? Ma... io non lo so. Hai avuto fortuna, tutto qui. Che bella per te. Non si tratta di fortuna, è che sono meglio di te. E va bene, sei più abile di me, lo ammetto. Dirò agli altri che puoi continuare a giocare. Ma perché mi devi dar permesso? Ho perso 7 partite di fila contro Samantha Dale. Gli altri giocatori di campo dell'evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla loro altezza. Leander, non c'è un modo facile per dirlo. O forse sì. Questo gioco non fa per te? Beh, avresti potuto trovare un modo meno facile, ma forse hai ragione. Porello, l'abbiamo distrutto. Sei abile per loro. Ho voluto essere un po' cattiva, ma non è stato bello come gli ho risposto. Non si dicono queste cose, non lo fate nella vita reale, ma sostenete le passioni di chiunque, anche se non sono all'altezza. Ecco. Non si giusto, Frixi. Ecco. Anche per questo video, giovani, è tutto. Grazie mille e alla prossima.